Un progetto stilato dal consorzio di bonifica e per esso dall'ingegnere Daniele, Luigi Daniele, che prevede l'utilizzo di migliaia di metri quadri di questo territorio. Siamo a confine fra Siano e Castel San Giorgio. Un terreno assorbente, un terreno che sarà anche piantumato, un terreno che vedrà anche alcune strutture ludiche per bambini e per famiglie, che sarà utilizzato chiaramente in estate, in primavera, ma in inverno questo terreno, questo immenso spazio dovrà servire ad assorbire le acque che fino ad oggi hanno esondato e hanno creato problemi alle cittadine che sono limitrofe. Un'opera idraulica importantissima perché mitiga il rischio idraulico del comune di Siano e di Castel San Giorgio e di tutti i comuni che sono a valle delle nostre zone. Quindi è un'opera importante, è una grande opera ed è un'opera che non rimane fine a se stessa perché renderà fruibile tutta questa zona, perché qui verrà realizzata in questa vasca una pista di ciclabile, verrà realizzato un polmone verde, un parco giochi, quindi una zona fruibile da tutti i cittadini che però mitiga nel contempo il rischio idraulico. Quindi due obiettivi centrati con un solo colpo. Merito sicuramente, questo dobbiamo dirlo e ribadirlo. Noi abbiamo collaborato in maniera sinergica, ma sia noi io che il comune di Siano, ma è un'opera che è stata realizzata, fortemente voluta dal consorzio di bonifica. Io non posso che ringraziare il Presidente per l'ottimo lavoro svolto, perché è riuscito ad intercettare un bellissimo finanziamento, un'opera bella, grande, un'opera faraonica che servirà a rivalutare un'intera zona e, ripeto, a rendere più sicuri non solo il territorio dei comuni di Siano e di Castel San Giorgio, ma anche dei comuni vicinori che si trovano a Vallero. Grazie anche alla determinazione del comune di Castel San Giorgio, qui va il nostro ringraziamento, perché per l'ampliamento di questa vasca e quindi il consorzio che ha insistito fortemente, grazie a Rosario D'Angelo e al suo staff, e quindi siamo contentissimi che stamane si inaugurerà questa bellissima opera. Un bellissimo progetto, ripeto, anche che ricade sulla zona di Siano, quindi possono usufruire anche tutte le famiglie e i cittadini del nostro territorio. Ma quello a cui va il nostro ringraziamento è perché il raccoglimento delle acque, che sicuramente sono più del nostro territorio. Quindi la sinergia fra enti è importantissima e, continuando su questa falsariga, daremo sempre più risposte ai cittadini. L'ampliamento della vasca valesana, che vede a confine tra i due comuni di Siano e di Castel San Giorgio, come potete vedere si scenderà sotto i 3 metri alla fine dei lavori, e ci saranno anche opere di ingegneria ambientale, quindi ci saranno anche possibilità per i cittadini, per le famiglie di usufruire attorno alla vasca uno spazio verde che può essere sfruttato nel periodo estivo. E questa è un'opera che ci rende orgogliosi come consorzio, bisogna dare atto anche all'ufficio tecnico che ha recepito il finanziamento e che ha realizzato l'opera, e quindi è un'opera importante che ci vede protagonisti insieme, in questo caso ai sindaci di Castel San Giorgio e di Siano. L'ingegnere Daniele ha prodotto un progetto di quanti milioni? È un progetto quasi di 5 milioni di euro, insomma, è totalmente finanziamento dal nostro, diciamo, dal nostro ufficio, è progettato dall'ufficio tecnico del consorzio. Speriamo di inaugurare sempre più progetti di opere di questo genere.